Allora, è con noi dalla Toscana, dove vive una delle più ferventi filo Putin e filo russe che esistono nel panorama italiano. Mamma mia. Si chiama Olga di cognome, Ignatieva di cognome, venuta a testè dalla Toscana, in provincia di Firenze, non so dove, di Livorno, dove abita, questo non lo so, se sicuro, non c'è un cazzo sicuro da fare. Pagata Olga dalla propaganda. Ignatieva, applausi, applausi. Ma applausi. La cosa più vergognosa non è tanto la bandiera russa, che anche io rispetto la bandiera russa, perché ovviamente. Ah, già? La bandiera la rispetto come rispetto i cittadini russi, ovviamente. Ma anche bandiera sovietica deve rispettare. Quella sovietica va far culo. Ha salvato ebrei. Sì, è vero, ma non c'entra niente, ha fatto anche milioni di morti. C'entra, ha fatto anche milioni di morti. Ma la cosa vergognosa è che lei ha una Z Zeta, sì, perché quella simbola di della quei liberazione armati di Ucraina, che stanno massacrando un popolo libero, il popolo ucraino, un popolo libero, ma carri armati carichi libero, di morte, ma occupato. Non fate paura, non ci fate paura, non vincerete questa guerra, la ah, sta sì? vincendo la NATO e gli Stati Uniti ah, e l'Europa, e ve ne ma dovete NATO andare non a fare vinto culo, nessuna guerra, NATO solo vi, crea vi guerre, faccia, vi fareanno un culo così, no, già, un culo così, avanti. La Finlandia, Finlandia, la Svezia, tutti nella NATO vanno tutti allora, calma, nella NATO, calma, perché calma, hanno calma. Paura di voi, voi hanno voi paura paura di voi. Allora, calma, calma, signor Ignatieva, io volevo calma. Capire da lei le sue posizioni sulla Russia, già le conosciamo. Questa sarà una spia, sicuro. No, una spia, sarà non puoi una dire spia. Che una spia. Come io oggi dire non bevo più l'acqua qua, ho paura di essere avvelenato, chissà dopo cosa la fa telefonata questa. Del... Dopo... Bene che hai paura. Lei ma devi avere paura. No, questa non è bella. Tu, vedi? Tu dici le cose di chi deve avere paura? Di chi deve avere paura? Di quel criminale? Putin è un assassino, noi. Signora! Assassini se lo metta in siete testa! Voi che mandate armi uccidere bambini di Donbass! Quali uccidevano nessun bambino civili, di Donbass? Civili! Bambini di Donbass sono stati benissimo. Guarda, 15 febbraio, 25 gennaio sono stati uccisi. Però scusi, adesso no. Non andiamo nel dettaglio. Lei sta dicendo che lui deve... Chi ha avvelenato Navalny? Voi padroni americani! Ma l'ha detto i russi stessi! Le spie russe l'hanno detto. I padroni americani, no, perché usano se... sua morte per comodo vostro, no, però, per incolpire pure anche. Non si può consentire la propaganda. Olga, scusami, però come fai a dire che sono stati gli americani? Quello stava in una prigione in Siberia. Adesso sarà c'era morto. Sua bella moglie, che ora dove? È già fidanzata. E che l'ha ammazzato la moglie? Fidanzata la moglie? Con chi è fidanzata? Ma si vergogni, schifosa. Si ma cosa dice? La moglie fidanzata. Traditore. La moglie fidanzata. Moglia ma di chi è fidanzata la moglie? È quel mignottaro di Putin. Mignottaro. Putin no, è un mignottaro, no. Signora. Beh, tu ma anche la figlia ha riconosciuto. È un mignottaro, invidi? Signora. Invidi? Altro che. No, scusa, invidi? C'è il signor Ruggeri che mi sta mandando ma... un messaggio abbastanza carino, che però non so se posso si dire può leggere, secondo il politicamente corretto. Ma questa è l'unica russa, in realtà non ha detto così, è l'unica russa brutta nel mondo. Ha detto. Meno male, però perché adesso, se dicono così di me male, vuol dire migliore complimento, perché da così persone come tu non voglio nessun complimento di lui. Però mi l'ho detto io. Però scusami, detto scusami, io. Scusami, ma non dici stesse cose. No, non ha detto la stessa cosa. Mai sono mai sulla, no, mai sono mai permesso però, scusami, di dire Olga, cose personali. Come fai a dire che l'hanno ammazzato gli americani, signor Navalny? Come lo consideri, signor Navalny? Perché si ammazzano tutti opposizioni opposizionisti quando non servono vivi, non possono dare nulla. Ah, tu dici ma per loro, dare la colpa a Putin l'hanno ammazzato? La ma come loro, hanno fatto a entrare ma là ad ammazzarlo gli chi americani? Lo voleva, chi è che lo ha avvelenato la prima volta, signora? Me lo spieghi? Kissinger è stato? Lo ha avvelenato Kissinger Navalny avvelenato la prima volta? Ha avvelenato sua segretaria con acqua! Ma come e questo segretaria? Era fermati. Quella con ma, che, era ma da dove cazzo lui? Salta fuori, signora, lei? Dove ma chi gliele dice ste minchiate? Guarda, ma neanche i russi sì, ma neanche sappiamo. I giornali la Pravda sostiene ma queste certo minchiate, signora. Ma dicono perché purtroppo non possono dire queste cose. Vabbè, fermi senza tutti. Prove veri. Torniamo. Ma è voi colpevole della sua morte. Voi europei, voi? Americani, pazzesco. Tutti. Fermi tutti. Pazzesco. Signora Olga Ignatieva, l'unica russa che rimane pura, pazzesco. Purissima, pazzesco. Un diamante. Ma lui è nazista. E no. Nazisti tutti chi devono bruciare in inferno. Fermi, fermi tutti. Chi no. È nazista? Tuo caro Navalny. Fermi tutti, fermi. E con noi Olga Ignatieva, la più pura delle russofore, la più pura delle pro Putin. Uno sfregio che porta la Z al collo, uno sfregio. Sì, è questo simbolo di liberazione sì. Ucraina da ucronazzi sì. Sostenuti ucronazzi, da scusi, sì. Europa lei, e America. Ma lei è contenta della morte di Navalny? Me ne frega certamente, come ma io lo auguro che lui brucerà in inferno.
merda. Ma come ma si fa? Si vergogni? Ma si vergogni? Ma come si permette? Ma caccia via sta stronza propagandista. Buttala fuori. Questa no, questa è grave. No, esca, questa è mandarla a quel paese. Mandarla a quel paese. Esca, esca. Come si fa? Io le leggo. Non faccio ordini come avete abituati voi. Ma ha detto che deve bruciare all'inferno, ha detto. Uno che è morto. Se ne vada. Deve essere bruciato. Se ne vada, se ne vada, se ne vada. Chiudiamo, via. Musica, musica, musica. Musica, restituite il corpo alla moglie e alla madre. Esca, esca pure, esca. Mamma. Non la caccio, ma esca. Non la caccio, ma esca. Non la caccio, ma esca. Non la caccio, fai non come caccio fanno nessuno. In Russia. Chiudi i giornali come fanno in Russia. Non la chiudi, caccio, ma esca. Chiudi. Esca, esca, esca. Adesso, esca. Ha adesso, detto quello che doveva dire. Esca, adesso. Adesso. No, esca, esca, non adesso la sto cacciando, le, esca. Le facciamo vedere come fate voi. Dica. Voi via. Chiudete il giornale. Cosa? Noi via. In Italia. No, così io in non Italia vado. Chiudiamo i giornali. Esca. In Italia. Voi europei. Ma dove? Date permesso all'Ucraina. Ma dove? Uccidere giornalisti. Senta, ma signora. Le faccio vedere come e fanno in Russia. Piangi, via. Chiudi il microfono. In Russia. Piangi, e questo è niente perché in Russia li uccidono i giornalisti liberi. Va bene, Olga. Olga. Olga, va bene, d'accordo. Ferma, ferma un attimo, ti ho fatto dire quello che dovevi dire. Grazie, non ti caccio ma esci. Non ti caccio. Ma ora alzatite e non esco. Vabbè, in Russia uccidono i giornalisti. Questo è quello che accade. In Ucraina vabbè, uccidono giornalisti. Vabbè, in Russia uccidono vabbè, giornalisti americani. Ma che padroni. Vabbè. Perché loro sono venduti. Esca. E poi usano loro morte. Signora, la libertà americana vincerà. Non esiste. La libertà americana vince sempre. È totalitarismo americano. Via, portala via. Come la NATO. Portala via. Via, via. Via libertà. Fai liberare lo studio, via, vada grazie, via, musica, via, 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 tu. Via, liberate lo studio dalla pazza, sta pazza scatenata, pazza filo putiniana, sei tu, invasata, io non bevo, non tocco più niente, chissà che veleno ha messo questa qui adesso. Questa rideva, ma era... Allora, è tornata da Roma a Milano, dopo soli due giorni, Olga Ignatieva, applausi. Vai. Buonasera a tutti. Ancora. Vai, vai, canta. Ancora. Canta, fallo. E io sono sovietico. Vai. Masha strana. Sono cazzo, manco l'inno del suo paese. Da zdravstvujitso. Dalai silai narodnai. Veliki assassini spietati. Sayus. Assassini totali. Che ha salvato ebrei. Da Hitler, capito? Allora, calma. Allora, questa è una dire. Spia, sai? Io credo che questa qua sia una ma spia. Ma sei spia tu! Sei spia tu! Pagata da Mosca. Tu qua. Sei pagato da americani perché a me non paga lì? Nessuno. Ma perché paese magari, libero l'America? Quindi sei traditore paese venditore? Libero. Paese libero paese l'America! Libero paese libero! Russia, America per nulla libera! Allora, la signora Olga Ignatieva si è presentata. Ma sta povera pazza, non lavora mai. Che cazzo fai? Povero a girare sei, perché sei Boring? Sempre tu qui. Io sono andata a dritto rovescio e ora sono qui, Allora, ha una maglietta. Una a maglietta. Dritto rovescio? Sì, andata a dritto rovescio. Ah, con questa felpa è andata a dritto rovescio, con la felpa sì, dell'Unione Sovietica. Solo che purtroppo mi hanno detto togliere perché ha detto che è un simbolo politico. Quindi diciamo che Unione Sovietica è viva. È viva Unione Ma non Sovietica. Non è viva, per fortuna. L'Unione Sovietica era una merda, però. È vivo, ha avuto tutte cose sociali, quella è la democrazia vera. Però scusami, tu hai qua una bandiera guardi, russa. Guardi, l'unico certamente. Grande è stato Gorbaciov, l'unico che posso unico salvare è stato Gorbaciov. Come Navalny è stessa. Come traditore Gorbaciov, come si permette? È stesso che ha fatto rovinare il paese. Ma come si permette? Scusa, lei considera Gorbaciov un eroe, un traditore, Navalny è un traditore. Certo, traditore venduto, traditore. E dunque i traditori si uccidono. Venduto a chi? Che era l'unico oppositore a quello schifoso di Putin. I padroni uccidono traditori quando già non servono vivi per usare loro morte come fanno ora dappertutto perché razionalmente non vale pena uccidere razionalmente non vale la pena uccidere Navalny uccidere Putin perché non serve perché stranamente è successo dopo suo intervento a Carlson e prima di un Tucker mesetto Carlson, da sì, sì certo scusami tu come consideri Putin un genio della politica un grande un padre della patria la tua un assassino, padre un criminale da,
padre dalla patria è un po' morbido, perché poteva essere più duro. Come più duro? Abbiamo chiesto dopo 2 maggio 2014, quando hanno ucciso le persone pacifiche, Putin bruciando, uccidendo e violentando le donne. Pure la Crimea, ma vergognatevi. Già. Ma tu, noi ritorniamo in Russia. Ma tu stai dicendo che è troppo morbido, signor Putin. Sì. Che dovrebbe fare? Distruggere l'Ucraina? No, intervenire prima. Sì, ma secondo te dovrebbe conquistare Kiev? Kiev non deve essere conquistato. Kiev deve essere ritornato nella patria sua, Russia. Perché pazza, è la città prego, madre. Ma mandala a fanculo, madre pazza, della città scatenata. Russa, con madrelingua russa. Non prima passerai, di questo golpe non appoggiato da Occidente. La NATO vincerà. Non ha vinto nessuna L'Occidente guerra. Libero vince. L'Occidente non è libero, vince. Occupato da governo americano. Da e segue. Ma magari, certo. A tutti gli ordini, rovinando sua economia la con Pax queste sanzioni americana contro la Russia. Allora, calma. Si fa contro sé. Allora, Europa. Calma, la signora Olga Ignatieva è residente in Toscana. Olga andrebbe sbattuta fuori dall'Italia. Lei è russa o italiana? E rimandata nel suo cazzo di paese. Sua democrazia. Tu sei italiana o russa, innanzitutto? Sono russa. Non hai passaporto italiano. Perché Luca, potresti essere lì? Espulsa domani perché mattina. Non se ne torna là. Sono rifugiata politica protetta dal governo italiano. Da chi? Ma rifugiata dopo perché? Dopo la strage perché? A Odessa, che ha riconosciuto sia Italia che Unione Europeo, perché 2014 hanno ucciso le persone che non hanno mai conosciuto, però vivi come qui. Vittima dei nazisti però ucraini. Però tu vivi qua in Italia, dove c'è la democrazia e la libertà. Cioè, diciamo non proprio democrazie, ma qualcosa sì. Ma ti abbiamo accolto, scusa, come rifugiato politico, allora porca puttana. Vai a Mosca. Ma perché non te ne vai a Mosca? Vai a Mosca allora. Ma ti piace così tanto, vai a Mosca, no? Dei suoi parenti, perché vostri cari ucraini nazisti fanno problemi e possono anche uccidere loro. Zelensky è nazista. Certamente, come Poroshenko. Ma tu hai paura degli ucraini? Tu sei qua con la felpa. Non ho paura. Con la felpa CCCP dell'Unione Sovietica. A Mosca devi andare. Vai in America, allora, vai in Israele, vado in America, vai a assassinare altre persone. Allora, chiama, qui abbiamo la catena con la scritta Z, poi abbiamo il simbolo della guerra in Ucraina. È un simbolo di violenza. Z è simbolo della liberazione di Ucraina da ucronazisti. Invece come mai non si vogliono far liberare gli ucraini dai mostri russi? Della vittoria come mai di hanno Unione tutti paura della Russia? Come mai? Nazifascisti, ma mi sai mondiali. Spiegare come mai hanno tutti paura dei russi? Come mai hanno tutti paura dei russi? Come mai? Perché tutti. Chi ha paura di gli ucraini? Tutti! Ucraini, la Finlandia, la Svezia, tutti i paesi vicino alla Russia hanno paura di voi. Sono perché siete degli e seguono, stronzi. E seguono ordini. Vabbè. Americani. Allora, Vittorio da Roma, ferma, poi anche ordini americani, ma magari, Lucio, guarda, prima volevo dire a Olga che prima di tutto non deve andare a Mosca, deve andare a fare in culo. Non riesco ancora a capire perché sta qui in Italia. Ti auguro a te di fare questa cosa. Tu sei una criminale, come sei fai a parlare tipo criminale? Sono quelli che appoggiano di merda, e mandano bombe uccidendo popolo civile. Di merda, come è morto Navalny? È morto di freddo, come Prigozhin? Navalny è stato ucciso da americani perché era utile sua morte a loro. Soltanto a loro era utile, capito Vittorio? Cogliona! L'Unione Sovietica, quella merda. Meno male, si vede che tu sei bello incazzato, quindi sei come vampiro e reagisti sull'Unione Sovietica. Calma un attimo. Allora, voglio chiederti una cosa. Tu hai detto l'altro giorno una frase molto molto grave, Vittorio, resta lì, che hai detto spero che bruci all'inferno Navalny. Certamente questa è una frase molto molto grave, molto grave. Io ti ho invitato per dire scusati di questa frase, perché che Navalny vergogna. Non può bruciare all'inferno, è morto, c'è la moglie, c'è la da madre eroe. Che reclama il corpo, traditore che voleva male al suo paese, che offendeva deve bruciare all'inferno. E questo è destino religioso. E la Politoskaja, perché l'avete uccisa pure la Politoskaja? Bella in inferno, già passato su incredibile. Sui circoli che
che ha descritto Dante. Vittorio, che dici? Che dici? Guarda, questa... lei è la prova Dante che Putin, oltre ad essere un criminale, fa anche circonvenzione di incapace. Se Navalny era un criminale, Putin, io mi auguro che venga in palazzo, in pubblica piazza, civili uccidano, quell'urido maniale dittatore, perché impotenza si fa incazzare. E ti dico che deve venire impalato, perché la tortura migliore che gli si può fare è quell'urido porco preso, buttato su un palo giù per il culo e poi fatto uscire e lasciato appeso a smettere, smettere, seguire ordini americani, allora, Annalita, essere indipendenti. Va bene, calma. Annalita Briganti, hai sentito tutto quello che ha detto la signora Olga Ignatieva? La signora mi sembra un'intelligenza artificiale venuta male, c'è cioè una grande confusione geopolitica e storica. Numero uno, lei Navalny non sa nulla di però storia, lei quindi non ha può una dire capacità nulla di ascoltare, per urla talmente tanto che mi stanno scoppiando le orecchie, tipo un'intelligenza una artificiale pazza, taroccata. Cioè. Allora, no, ascolti, si comporta bene, si metta, con me, si dice si metta cose in giuste ascolto, perché le farà bene. Allora, Navalny è il nostro Martin Luther King e tutto quello che sta accadendo nei confronti, ascolti, se la vuole urlare urlo più di lei, perché io ho intervistato un consigliere di Navalny che due anni fa mi ha detto Putin non si fermerà, cerchi l'articolo e mettiamole un bavaglio per fare disagi del suo paese, che però finiamo un concetto, ti prego, perché sennò allora calma, allora tu consideri la signora una mezza matta, l'intelligenza artificiale è venuta male per un secondo, per un secondo, per un secondo. No, lei urla senza fuori controllo, dice delle cose gravissime, non si mette in ascolto. Io le sto dicendo che ho parlato, le sto dicendo, però lei non ascolta. Le sto dicendo che ho intervistato un consigliere di Navalny due anni fa, c'è l'articolo e le consiglio di leggerlo, e a domanda come andrà a finire mi ha detto due anni fa Putin non si fermerà, tanto che il titolo riprendeva questa parte di Putin in però ascolti è stato crimine mi metto in silenzio economico. Allora si penta di quella frase che mi ha detto, ma le cose che avete detto su Giulia, sulla signora Navalny, ma certo, vi rendete conto con un funerale che non si può ancora fare, ma vi rendete conto, ma lei come Navalny si permette di parlare male dell'Occidente, dell'Italia moglie, e della NATO, ma come si permette di dire queste cose, ma come si permette di dire questo della signora Navalny, ma si vergogni, a questa ma si vergogni. Vabbè, ok, ho capito, ferma là. Allora, la frase più per cui sei sotto accusa è deve bruciare all'inferno. Ti vergogni o non ti vergogni di questa frase? Guarda, o la rivendichi ancora? Schifo. Navalny e loro e suoi sostenitori hanno detto che hanno fatto giusto verso noi, bruciare noi vivi. No, che ma non siamo stati noi stessi che abbiamo fatto verso noi. Allora, lui non ha avuto bruciare all'inferno. Sì, perché già non è schifo. Scusami, è schifo. L'inferno si brucia, non c'è altro destino in inferno. Ciao, fermi tutti. Gabriele dalla provincia di Roma, forza, Gabriele, dimmi. Allora, un saluto a tutti. Ho appena ascoltato le parole della vostra ospite Olga io resto semplicemente inorridito per il semplice fatto che i soldi dei contribuenti italiani danno il titolo a tutelare questa persona. Il Ministero degli Interni italiano, la Procura della Repubblica, il Ministero degli Affari Esteri lo sanno che questa persona sta intervenendo, dice determinate cose sulle tasse degli italiani. Sulle tasse? Che c'è da sulle tasse? Non ho capito. Assolutamente sì, perché se questa persona si trova qui e viene tutelata, e quello che ha detto io credo che sia estremamente grave. E denunziala, perché denunziala, non se ne ritorna? No, io non la denuncio, io non mi trovo nella condizione di denunziarla, io mi trovo semplicemente nella condizione di dover accendere la radio, ascoltarvi con estremo piacere e rimanere inorridito, per cui questo personaggio è il nostro obiettivo, che giunge non capisce che qui lei ha la libertà di dire determinate cose, dall'altra parte lei non ha la libertà di dire quelle cose. Ma questo io l'ho detto io, grazie. Cristina da Roma, vai Cristina, dimmi. Io sono allucinata da questa cosa, da questo ospite, le parole che ha detto questa Olga. La signora Olga, che ha detto signora, che Navalny deve bruciare all'inferno. Ecco, a me mi fa schifo, io onestamente, io vi dico una cosa.
Io vi dico una cosa, voi non dovete parlare queste. Io faccio parlare chi mi pare, francamente.